Buonasera. Allora, bel Pietro, tu per 2 giorni hai intervistato Befera, che è il direttore dell'Agenzia delle Entrate, il numero uno della lotta all'evasione in Italia. Quanto c'è di sostanza e quanto c'è invece di propaganda nelle ultime mosse della lotta all'evasione? Beh, un po' di propaganda c'è, l'ha messo lo stesso Befera quando ha detto che insomma quella di Cortina era un'operazione che doveva servire a far sapere che l'Agenzia delle Entrate fa sul serio. E che quindi per gli evasori cominciano i tempi duri, insomma, quindi un po' di propaganda lo stesso Befera non l'ha giudicata come una cosa negativa. Io mi domando però se alla propaganda, cioè se hai gli ispettori dell'Agenzia delle Entrate mandati a Cortina, seguiranno anche i controlli online con i sistemi che sappiamo, con il cervellone, la banca dati che è stata messa insieme in questi anni e che dovrebbe consentire agevolmente, senza neanche spostarsi, di accertare chi siano i proprietari delle famose 600.000 auto esistenti in Italia sopra i 250 cavalli, alcune sono molte, che immagino sono delle supercar, e moltissime, direi circa 2/3 di queste, sono possedute da persone che, stando ai redditi dichiarati, insomma, non hanno la possibilità di mantenerle, perché quando si ha un reddito tra i 20.000 euro o tra i 20 e i 50.000 euro lordi, certo è difficile possedere una Porsche o una Ferrari. E E soprattutto quindi puoi mantenerla. mi auguro che oltre, soprattutto mantenerla, mi auguro che oltre alla propaganda, che può essere utile, per intendiamoci, sicuramente è stata utile al governo perché se il governo, come dice Mannheimer, stava sotto il 50% di consenso e dopo il primo dell'anno è salito al 56%, evidentemente qualcosa è successo e visto che non ci sono state delle manovre ulteriori o dei provvedimenti ulteriori, ma c'è stato soprattutto questo intervento dell'Agenzia delle Entrate, questo è servito. Il che per me non è del tutto negativo, intendiamoci. A patto che seguano davvero le iniziative per trovare gli evasori e soprattutto per costringerli a pagare. Gra Preferisco meno annunci, più entrate. grazie bel Pietro, grazie.